Salve a tutti, il disco che questa settimana vi propongo è il prossimo disco di Cesare Basile, Tu prenditi l'amore che vuoi e non chiederlo più, in uscita per Urtovox a marzo 2015. Il motivo per cui lo consiglio e consiglio a tutti di ascoltarlo è perché è uno degli ultimi veri cantautori rimasti oggi. La sua musica è sporca, cruda, come cruda e sporca la realtà, ma non nasconde la poesia e la bellezza della vita da nessun punto di vista, insomma. Potrebbe essere definito un disco punk, un disco cantautoriale, ma in realtà è semplicemente arte, è pura poesia. Riesce a dare uno scorcio di storie, sulle vite, tramite i testi, tramite la produzione, tramite la musica, tramite gli arrangiamenti. Uno dei brani che più mi ha colpito è quello che dà il titolo appunto all'album, che è una ballad lenta con un arrangiamento di archi, fiati. Quindi insomma vi consiglio di ascoltare Cesare Basile, divorarlo e divorarne la poetica, perché uno dei pochi che secondo me in questo momento riesce a dare uno spaccato veramente fedele, crudo, sporco e forte della società che stiamo vivendo, che purtroppo stiamo vivendo, e che però grazie a poeti come lui riusciamo a un po' capire e un po' gestire meglio.